Stasera vi vorrei parlare di una questione che io ritengo veramente molto importante, addirittura la più importante di tutte quelle che abbiamo affrontato in questi mesi drammatici di pandemia, di Covid-19. Si tratta dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, della questione educativa. L'ho posta oggi in, in una interrogazione in Parlamento al Ministro della Famiglia. Una collega, una mia collega oggi, è venuta a dirmi che, eh, guarda Maurizio, hai ragione, i bambini sono le vittime più silenziose della pandemia. Sono le vittime più silenziose della pandemia perché in questi 90 giorni di lockdown, di chiusura in casa, li abbiamo costretti in casa a stare davanti al televisore, a giocare al videogioco, addirittura ad avere come unico rapporto con l'altro appunto il computer. Eh, si festeggiavano i compleanni. Nella con il distanziamento sociale. Erano costretti, non sto dicendo che potevamo fare altro, sto solo dicendo che se non partiamo da questa considerazione, cioè dalla considerazione che ai nostri bambini piccoli, medi, grandi, adolescenti dobbiamo un eh, rilancio, una rinascita, credo che non abbiamo assolutamente compreso qual è la sfida e qual è uno dei pilastri su cui ripartire. Eh, un altro amico mi ha raccontato dei propri nipoti che eh, hanno paura ad uscire. Li abbiamo spaventati per 60 giorni, hanno sentito la televisione, i bollettini di guerra, dovevano stare in casa, andavano addirittura nei box dei loro eh, condomini a poter giocare, a poter prendere l'ora d'aria, quasi fossero costretti in galera. Eh, un altro bambino ha visto il proprio fratellino scendere in cortile e per errore aveva preso la sua mascherina. Quando la mamma gli ha chiesto di scendere anche lui e di mettere la mascherina del fratello, sono fratelli, vivono insieme eh, giorno e notte, dormono nella stessa, nella stessa camera. Il bambino ha detto: Io non scendo perché la mascherina è quella di mio fratello. Siamo arrivati a questo, a questo paradosso. Bene, dal 15 giugno riaprono i centri estivi e quella potrebbe essere una grande occasione, una grande opportunità per ridare, usiamo questo termine, comunità, socialità ai nostri ragazzi, per ritornare a riscoprire quel gusto dello stare insieme nel gioco, nella vita comune, nel processo educativo, nel divertimento, ad avere a fianco il loro compagno, il loro amico del cuore, il, la persona diversa da lui. Ecco, il 15 giugno riaprono questi centri estivi, meno male e giustamente che cosa è accaduto? Che eh, ci vogliono le linee guida per poter riaprire tutto in sicurezza. E come al solito ci siamo affidati ai grandi geni degli scienziati, questi geni del Comitato Tecnico Scientifico che ovviamente hanno stilato le loro linee guida. In queste linee guida, lo, dirò, lo, dico, lo vedrete dopo nella interrogazione che ho presentato, eh, si stabilisce che ovviamente c'è bisogno di un adulto ogni 5 bambini se i bambini hanno dai 3 ai 6 anni, un adulto ogni 7 bambini se hanno dai 6 anni agli 11, un adulto ogni 10 se ne hanno eh, dagli 11 ai 19. Qual è la ragione per cui esattamente 5, esattamente 7 o esattamente 10 ce lo spiegheranno i geni della tecnocrazia a cui abbiamo affidato la verità? Non sono solo i depositari della verità scientifica, ma gli abbiamo anche affidato la declinazione di questa verità scientifica, la norma amministrativa, le regole di comportamento, il nostro vivere comune. La politica, come sempre, fa un passo indietro. Mentre è la politica quella che dovrebbe assumersi la responsabilità di cogliere le norme, i consigli legittimi e giusti dei tecnici, degli scienziati, ma poi di mettere in fila l'interesse più grande. Qual è l'interesse oggi più grande? È quello che i nostri ragazzi possano tornare a vivere. Tra l'altro, finalmente i genitori andranno a lavorare e conquisteranno i nostri ragazzi. Perché? Ho rivolto questa interrogazione e mi sentite preoccupato di quello che sta accadendo, perché è evidente che quelle norme sono assolutamente inapplicabili. Ho fatto un solo esempio, lo vedrete, l'esempio della Lombardia. Ci sono circa 2.200 oratori, 500.000 ragazzi iscritti all'oratorio feriale. Se dovessimo applicare le regole. Dei geni della tecnocrazia, così li ho definiti, sapete quanti educatori ci di quanti educatori nella sola Lombardia ci sarebbero bisogno? 75.000. 75.000. Allora la domanda è molto semplice: quale interesse abbiamo? Abbiamo l'interesse a ridare vita ai nostri bambini, a permettere che finalmente tornino a, a, a vivere la socialità, quella che serve. Quella che occorre a tutti noi oppure no? Questa è la domanda più semplice e credo che, come ho detto al Ministro della Famiglia, qui non c'è maggioranza e opposizione, qui siamo tutti uniti, tutti insieme, si faccia portavoce del Parlamento, dica con forza che c'è bisogno di un riappropriarsi della politica che guardi con positività al futuro. Io credo che... Ci debba essere questo movimento, questo movimento di popolo che riprenda questa coscienza. Eh, che sia, ci si debba, l'ho detto tutti questi giorni, affidare alla responsabilità. Antonio Polito ha fatto un bellissimo pezzo, una provocazione, una cosa seria, ha detto almeno l'ultimo giorno di scuola. Tutti i ragazzi tornino all'aperto, all'aperto. Siamo in estate, all'aperto, tornino a ritrovarsi in quel luogo che si chiama scuola. Ecco. C'è un mondo, c'è un mondo che eh, non viene compreso, non viene compreso perché se non si, ci si assume la responsabilità, la cosa migliore che cos'è? Dire riprendete, ma fare delle norme in modo che tu non possa riprendere. Basta vivere, basta vivere in mezzo alla gente, ma com'è possibile che quello scienziato che ha fatto quella norma non ha un figlio, non ha un nipote, non è mai stato in un oratorio, non ha mai frequentato un'associazione sportiva, non ha mai fatto il Boy Scout, ma lo sa che gli adolescenti, per esempio, durante i centri estivi, l'ho fatto io quando avevo 16 anni, 17 anni, lo sai che prima ancora che essere educato hai bisogno, cioè in quel processo diventi educatore a tua volta, stai con gli altri ragazzi che non esistono le fasce di età. Ma dove viviamo? Ma dove viviamo? Ma quale sistema stiamo crea creando? Quale ripartenza stiamo costruendo? Ecco. Per questo mi sentite molto accorato e mi piacerebbe molto che non solo giudicaste da voi l'interrogazione eh, e la risposta che ha avuto dal governo e poi la mia eh, risposta che ho fatto, ma che si creasse un comune sentire, un comune giudizio da parte di tutti noi e un movimento di popolo che ritorni a dire con forza. Uh, investiamo sulla responsabilità, sulla libertà. Rimettiamo al centro innanzitutto la persona e la ricchezza che la persona ha, e tra tutti questi, innanzitutto i nostri ragazzi, che saranno il, no il futuro della nostra società. Alla prossima. Il 15 giugno, signor Ministro, i centri estivi per i bambini da 3 a 17 anni partiranno. Le linee guida proposte dal Comitato Tecnico Scientifico, geni al quale abbiamo ormai affidato non solo la verità scientifica e di cui dovremmo anche discutere, ma anche l'incontestabile applicazione amministrativa sociale hanno deciso che da 3 a 5 anni c'è bisogno di un educatore ogni 5 bambini, da 6 a 11 di un educatore ogni 7, da 12 a 17 di un, di un educatore ogni 10. Rapporto evidentemente antieconomico, ma addirittura impossibile da applicare. Da tre mesi i bambini stanno chiusi in casa e psicologi e famiglie denunciano la solitudine di questi bambini. Casi molto concreti che lei, di cui lei si è fatta portavoce. Bambini spaventati, terrorizzati dall'uscire. Le norme, la domanda è molto semplice. Se le norme sono inapplicabili, come riportiamo i bambini ad una vita normale? Come andiamo incontro a scuole, oratori, associazioni sportive, associazioni di volontariato? Come ci rispondiamo all'unico obiettivo che abbiamo, che non è il distanziamento sociale, quello si chiama distanziamento fisico, ma recuperare quella socialità di cui c'è bisogno, tanto bisogno in questa società, ma di cui hanno tanto bisogno i nostri bambini e che purtroppo sono i primi ad averne fatte le spese di questo allontanamento. La Ministra per le Pari Opportunità della Famiglia, Bonetti, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie. L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza alla diffusione epidemica del Covid-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno, ahimè, inciso fortemente sulle su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente ai diritti fondamentali come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco e all'educazione. Per questo, con il Dipartimento per le politiche della famiglia, in collaborazione con ANCI, Unione delle Province Italiana, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Società Italiana di Pediatria ed intesa con i Ministeri dell'Istruzione, della Salute, del Lavoro delle Politiche Sociali, delle Politiche Giovanili e dello Sport, in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico, abbiamo proposto linee guida che danno indirizzi e indicazioni in merito alla possibilità di organizzare attività di carattere ludico e ricreativo nell'ambito della cosiddetta. Educazione non formale a partire dal 15 giugno, che si rivolgono a bambini e ragazzi tra i 13 e i 17 anni. Abbiamo inteso proseguire in questo nostro lavoro ehm, con una richiesta al Comitato Tecnico Scientifico di indicazioni per estendere tali linee guida per i bambini sotto i tre anni. Le Regioni e le Province Autonome possono altresì, a norma del DPCM, stabilire una diversa data di inizio di tali attività rispetto a quella prevista del 15 giugno compatibilmente al contesto e al livello della diffusione epidemiologica delle diverse situazioni territoriali. Faccio presente in particolare che la Regione Veneto ha già annunciato un avvio dai primi di giugno e la Regione Emilia Romagna si sta attrezzando per iniziare l'8 giugno. Non sottovaluto certamente le difficoltà generate dalle disposizioni approvate, ma si tratta di trovare il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale l'educazione dei bambini e degli adolescenti e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute e di tutta la collettività. Nel momento in cui si immagina una seppur ridotta e controllata interazione tra le persone non è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo secondo precise linee di indicazione e protocolli convenuti. Come già ricordato, per supportare l'avvio delle attività educative e ricreative e consentire agli enti locali la possibilità effettiva di organizzarle, anche in collaborazione con il terzo settore, le associazioni del volontariato e tutta la rete delle agenzie educative presente nel nostro Paese, abbiamo stanziato. 185 milioni di euro e abbiamo esteso l'utilizzo del bonus babysitting alla possibilità di iscrizione a tali centri. La fase della ripartenza richiede capacità di progettazione e nel contempo adattabilità delle regole stabilite sulla base dell'andamento epidemiologico. A livello scientifico e tecnico è assegnata la responsabilità di fornire indicazioni sulla gestione di tale andamento. Alla politica spetta la responsabilità di decidere e organizzare il vivere sociale per rispondere ai bisogni dei cittadini e del Paese sulla base di tali indicazioni. A questa responsabilità, assicuro, il governo continua nel suo pieno impegno. Grazie. di replicare il deputato Lupi, prego. Grazie signor ministro, guardi, questo non è il tempo delle polemiche. Non è più neanche il tempo degli ordini a cui bisogna obbedire. Si faccia lei portavoce, alla maggioranza e all'opposizione, al Parlamento, che non bastano più indicazioni tecnocratiche, servono scelte politiche perché la gente torni a vivere. Si faccia interprete di questo esempio concretissimo che le consegno. Forse i geni dei tecnocratici non lo sanno, ma in Lombardia ci sono 2.300 oratori, 500.000 bambini. Dai 6 ai 19 anni frequentano gli oratori feriali. Se dovessero applicare le norme dei geni tecnocratici, sa quanti educatori ci vorrebbero? 75.000. 75.000. Per non parlare poi dei volontari. E i geni si sono dimenticati che c'è un piccolo processo educativo. Gli adolescenti non sono bambini a cui inculcare qualcosa, ma c'è un progetto educativo che vede la valorizzazione di questi adolescenti che non fanno i bambini che ricevono, che fanno gli educatori, cioè si coinvolgono con i bambini più piccoli. Come applichiamo queste regole? Esiste nei centri estivi, negli oratori, la distinzione di, tra fasce di età, ma dove vivono? La responsabilità del gestore interessa o non interessa? L'alleanza educativa tra famiglie ed altri soggetti educativi. Il rischio enorme di un vuoto educativo che è vuoto di presenza, che è vuoto di proposta, che porta alla solitudine educativa. Questi geni tecnocratici sanno di che cosa stiamo parlando, della vita reale della gente, non della maggioranza dell'opposizione. Ci interessa questo. Ecco, io credo e le chiediamo di farsi portavoce politica, il governo intero di questo. Credo che oggi, e concludo, si debba rispondere. A questa domanda, in questo tema in particolare, che cosa vogliamo chiedere agli italiani? Dobbiamo chiedere quale contributo puoi dare tu, cittadino, alla ripartenza. E le norme, le norme sono utili non per mettere in gabbia la libertà e la creatività, ma per essere rispettate e per valorizzare la libertà e la creatività e la responsabilità enorme che abbiamo dei cittadini. Scuole, oratori, associazioni sportive, associazioni di volontariato, famiglie, questo è quello che c'è in gioco, ma quei geni dei tecnocratici che hanno la verità scientifica, lo sanno questo o no? Questa è la nostra responsabilità, ed è per questo che avrà il nostro sostegno, sempre comunque lei e il governo, se nel breve tempo vince questa battaglia, perché c'è in gioco il futuro il futuro dei miei nipoti, il futuro dei nostri figli, il futuro di un'intera generazione. È così esaurito lo svolgimento dell'interrogazione interrogazione a risposta immediata.